Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi video tag. Sono stata taggata da Cristina dal canale Cristyle, che lascio il link qua sotto. Ciao Cri, ciao, bocca al lupo per tutto. Questo tag di che cosa si tratta? Cosa c'è nel frigorifero, in questo caso nel mio frigorifero? C'è il mondo nel mio, di tutto e di più, che poi andiamo a vedere. Vi lascio al video. Mi raccomando, un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti e vi lascio appunto al video. Ciao! Ma davvero volete sapere che cos'ho nel mio frigorifero? Faccio tutorial di cucina, che ci sarà mai? Andiamo a vedere. Allora, nel mio frigorifero c'è l'acqua, naturalmente, l'acqua gasata. Poi l'ho messa qui perché il ripiano di qua l'ho rotto e lo aggiusterà. Poi c'è la panna da montare, che non manca mai perché faccio sempre dolci. Poi ci sono vari tipi di marmellata. Questa è al melone, che è quasi finita. Questa è alle zucchine, che è quasi finita anche questa. Questa è al pomodoro. Le ho sempre fatte io, comunque. Poi, che li mangiamo con i formaggi. Poi ci sono le cipolline sotto aceto, che le ho messe io anche se il barattolo non è mio. Poi c'è questa, che è la salsa di pomodoro, che ho sempre fatto io. Poi c'è un'altra marmellata che non mi ricordo. Ah, questo è un sugo di funghi. Questo non l'ho fatto io, questo mi è stato regalato. Poi ci sono olive nere, quando faccio gli spaghetti alla puttanesca, queste cose qui. Latte scremato, questo latte scremato. Poi ancora troviamo dello yogurt, perché devo fare un plum cake alla frutta secca, quindi mi serve lo yogurt alla vaniglia e lo yogurt bianco. Poi lo farò quando avrò un attimo di tempo. Poi c'è della pancetta dolce, per fare qualsiasi cosa, quello che mi capita faccio, la matriciana anche, la carbonara. Poi ho vari tipi di affettato per tutta la settimana, che sono prosciutto crudo, compatto alla seconda, prosciutto crudo, pancetta coppata per fare degli involtini, prosciutto cotto per fare delle roselle con la pasta sfoglia che è sotto. Ah, poi ho i pomodorini, che anche questi non mancano mai. Poi c'è, passiamo a questo, ho fatto un rotolo alla Nutella, mi è avanzato questo, che poi metterò comunque nella ricetta. Questo rotolo qui è venuto buonissimo, ma buono 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 veramente. Gorgonzola, pasta sfoglia. Oggi mio marito ha fatto risotto con lo speck, gorgonzola e cos'era d'altro? Basta, speck, gorgonzola. Ah, i carciofi. E per quello abbiamo alzato questo. La pasta sfoglia, che devo fare delle roselline, ma adesso poi vedo. Poi, di nuovo, speck, quello avanzato del risotto. Ci sono dei booster. Ci sono delle scaloppe di bovino, anche all'esse lunga, formaggio da grattugiare. Poi c'è di nuovo una scatola di formaggi da grattugiare, c'è l'alfontina, c'è fontina, anche questa fontina. Poi c'è un pezzo avanzato, vabbè, burro. No, non mi basta il burro, devo andare a comprare il burro, mannaggia, vabbè. Mozzarella, uova, e ci sono le uova. Nel cassetto ci sono delle carote in busta che devo togliere, dell'aglio, ma l'aglio l'ho fuori, perché l'aglio non si mette in realtà in frigo, è appeso fuori. Poi ancora, delle cipolle, dei limoni. Ok, passiamo sotto.
Sotto c'è un'infinità di cose. C'è la pizza, ci sono le orecchiette, qua ci sono dei funghi secchi che li tengo messi via in questo modo. Questi sono molti funghi, questi sono dei funghi secchi. C'è il mondo qui. Porcini, sono porcini questi. Poi, non mi ricordavo di avere gli agnolotti. Queste sono melanzane alla griglia. Questo è prezzemolo. Queste sono ancora melanzane alla griglia. Queste sono delle fave. Ma sapete che non mi ricordo nemmeno io che cos'ho. Qua cosa c'è? C'è un sugo che non mi ricordo che sugo è. Poi lo guarderò. Mettiamo via. Poi l'altro c'è una marea di carne. Ci sono delle carne che ha comprato, che tengo come scorta. Degli hamburger, della coppa, dei tacchi di pollo. Ah, quello che volevo, degli hamburger ancora. Quello che, pane. Quello che volevo farvi vedere è questo, che è brodo e dado. Dado vegetale che ho fatto io. Un sacchetto di ghiaccio, se qualcuno si fa male abbiamo il sacchetto pronto. Ah, qua c'è il pane, qui c'è del pane che, aspetta che apro, del pane già speziato, che lo uso per mettere nelle verdure, che lo uso anche per fare delle fettine impanate che tengo in qui. E qui di nuovo pane. Qua che c'è? Ah, qui ci sono delle more. Quelle, aspetta che le apro. Ci sono delle more che ho raccolto quest'anno da mettere nella crostata. E c'è un bel po' di sedano. Questo è tutto quello che ho.